Secondo la tradizione, sulle rovine della città di Cartagine sarebbe stato sparso il sale dai romani. Tuttavia, non ci sono attestazioni coeve di questa pratica. Nell'Ottocento, lo storico Ferdinand Gregorovius commise un errore di interpretazione di un testo che si rifaceva alla distruzione di Palestrina ad opera di Papa Bonifacio VIII, leggendo che la città era stata cosparsa di sale come a Cartagine, mentre invece si faceva riferimento al fatto che dopo aver raso al suolo Palestrina, il pontefice vi fece passare sopra l'aratro, come a Cartagine. Secondo ogni probabilità, la città fu dunque rasa al suolo e abbandonata a se stessa. Alcuni decenni dopo, Gaio Gracco fece fondare una prima colonia a Cartagine, ma fu solo con Cesare che la città venne rifondata e cominciò a prosperare a partire da Augusto, diventando la capitale della provincia d'Africa.